quest'anno siamo davanti al presepe, presepe di Santa Rita, totalmente rinnovato dai nostri volontari, che hanno dato il meglio di loro per prepararci, aiutarci a entrare nel clima del Natale. Anche noi vogliamo andare davanti al presepe. Lo faremo nella novena, a partire da venerdì prossimo, da venerdì 16 fino a venerdì 23, tutti i giorni, con i bambini del catechismo e i ragazzi dei gruppi media. La novena è un momento bello. La novena ci dice che anche noi, come i pastori e i magi, dobbiamo andare verso Gesù e possibilmente non a mani vuote. Per questo anche quest'anno chiediamo ai bambini, ai ragazzi, ma anche agli adulti, alle famiglie, di portare a Gesù un piccolo dono. Un dono alimentare, un genere non deperibile, ci aiuta a far sì che la nostra festa non resti una festa per pochi. Perché un Natale che non è condiviso non è un vero Natale. E condividere significa riconoscere che quello che abbiamo possiamo darlo agli altri, così come Gesù ha condiviso con noi la gioia del Signore. È un momento bello per Santa Rita questo, è il momento in cui, finita la pandemia, riparte la vita nei suoi ritmi pieni, la vita di un santuario sempre frequentato da tanti devoti che vanno dalla loro santa per una preghiera, per un'intercessione, per una richiesta di aiuto, per un ringraziamento. Ma anche la vita di una parrocchia vivace in un quartiere della città segnato dalle fatiche e dalle speranze della nostra comunità. Stiamo cercando di lavorare su tutti i fronti, la formazione e la carità. Abbiamo promosso una nuova iniziativa che si chiama Tucum, che è una forma per aiutare le famiglie che sono in difficoltà, dando loro un piccolo tesserino magnetico da spendere nei negozi del quartiere. E chi vuole può ricaricare in via elettronica a questo piccolo fondo. Non è dire addio alle vecchie forme, alle forme tradizionali della carità, ma è affiancare alle manifestazioni storiche, ai modi storici con cui siamo aiutati a essere prossimi alle persone, anche una modalità nuova e moderna. Questa è la fede è la capacità di parlare in ogni tempo, portando in ogni tempo la speranza e la gioia che viene dal Signore. È quello che cerchiamo di fare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. A tutti un carissimo augurio di Buon Natale, veniteci a trovare.